Questa è la novità di metodo che propone il governo, rafforzare e incrementare le esperienze nelle quali la cultura della solidarietà viene vissuta in prima persona e crea dunque legami fra le persone. Abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione ad alcune regioni del Mezzogiorno, dove il problema è più acuto e dove ci sono risorse che è possibile spendere subito. Il governo ha inoltre scelto di privilegiare interventi a sostegno dei presidi di tutela dei diritti fondamentali delle persone, dei bambini e dei giovani insieme alle loro famiglie, secondo una logica appunto inclusiva che speriamo possa tornare ad essere per tutti alimento di una passione civile condivisa. È importante sottolineare che gran parte di questi fondi viene dall'Europa, Europa che non deve essere percepita solo come il guardiano del nostro rigore. Peccato che non avessimo decenni fa abbastanza Europa, ma come uno spazio di opportunità, libertà ed equità che accompagna e sostiene l'impegno per migliorare il nostro Paese.